Ciao a tutti amici, buon pomeriggio cari bambini, come state? Spero che siate bene. E ho visto che stamattina è tornato il sole, wow, che bello! Finalmente ci mancava un po' il sole, vero? Benissimo, siamo pronti per il nostro programma, ma che cosa ne dite? Mi aiutate a chiamare Pietro? Vai, al mio tre, anche se non vi posso sentire, sicuramente lo farete. Al mio tre chiamiamo Pietro, vieni fuori. Vai, uno, due, tre. Pietro, vieni fuori. Pietro, Pietro. Ciao, ciao Pietro. Ma che bello vederti tutti i giorni. Sono troppo contenta. Sei proprio diventata la nostra mascotte. La mascotte dell'Isola Felice. Sei contento? Come ti emozioni. Dai, non ti emozionare così. Dai, i bambini ti amano, lo so, eh? Ok, senti Pietro, ti posso fare una domanda? Stai bene? Ok, meno male, almeno stai bene. Ti posso fare una domanda? Ma tu ti sei mai perso? Ovviamente prima che ci fosse la chiusura, che tutti in casa, ovviamente adesso non andiamo da nessuna parte. Ma è capitato prima qualche volta che tu ti sei perso, per caso? Me lo puoi raccontare? Con chi ti sei perso? Con mamma e papà? No? E con chi? Con tuo amico? Ah, ok, quando? Oh, ha detto che un giorno siete andati a fare una gita nel bosco, vero? E che cosa è successo? Mentre era un picnic. Ah, il picnic. Oh, che voglia di picnic che mi è venuta. A fare la carne arrostita con le salsicce. Aiuto, che buono. Vabbè, comunque, Pietro ha detto che è andato a fare questo picnic con l'amico, vero? Cioè, con la famiglia. Però poi loro due sono andati a farsi una passeggiata nel bosco, vero? E a un certo punto cosa è successo? Non ho capito bene. Ah, invece di prendere il sentiero che conoscevano, ne hanno preso un altro e si sono persi, vero? Mamma mia, ma è stato brutto? Anche io sarei andata in panico. E che cosa è successo? Che cosa avete fatto? Non avevate una cartina con voi? No, ma che cosa avete fatto? Avevate il cellulare? Meno male. E che cosa avete fatto poi dopo? Ah, hanno attivato il TomTom sul cellulare, il GPS. Oh, e siete riusciti a tornare poi sulla strada giusta? Che paura! Vi siete spaventati? Tantissimo! Mamma mia! Infatti, che cosa vuoi dire? Il tuo amico ha iniziato a piangere. Poi posso immaginare, perché quando si è nel bosco un po' di paura viene, poi quando comincia a calare il sole. Ma meno male che avevate il GPS, che siete riusciti a tornare a casa, il TomTom. Sicuramente io mi ricordo a volte nella macchina con mio papà, qualche volta ci siamo persi. Certo, il TomTom o la cartina ci aiutano un pochettino a trovare la strada, vero? Ma io posso immaginare, invece, hai mai pensato ai marinai che sono nel mare, che sono in queste barche, navi? A volte il mare sembra tutto uguale, è vero? Vero? Hai mai pensato a questo? Ma c'è un modo secondo te anche per loro per orientarsi, per tornare a casa? No? Tu dici di no? Invece sì. Guarda, ti faccio vedere una cosa, guarda. La conosci questa? Che cos'è? Sai che cos'è? Non lo sai? Non è un orologio, eh? I bambini forse lo sanno che cos'è. È una bussola, una bussola. La bussola è quella o lo strumento che non deve mai mancare sulle imbarcazioni, sulle navi, sulle barche. I marinai devono sempre averla con sé. Sai perché? Perché questa aiuterà il marinaio, quelli che vanno a pescare, i pescatori, a tornare a casa. Perché la bussola non è che c'è scritto via, lago di Garda, no, c'è scritto, ci sono quattro punti importanti, ci dà quattro indicazioni per poterci orientare sul mare. Sai quali sono questi quattro punti? Li conosci i quattro punti cardinali? Quali sono? Bravissimo! Nord, sud, est e ovest, bravo, bravo, hai studiato geografia, bravissimo. Bene, e infatti attraverso questi quattro punti i marinai possono capire dove devono arrivare, dove devono andare. Ecco, diciamo la strada, in un certo senso non c'è una strada, ma la direzione in cui devono girare, devono voltare il timone, eh? Quindi, per esempio, guarda, ti faccio un esempio. Per esempio, guarda, la bussola mi sta indicando
che sud è di là e nord è di qua, eh? Est è di qua e ovest è di qua, vero? Vedi? Vedi la lancetta, hai visto? È bello per poter tornare a casa in modo giusto, ecco, almeno sappiamo, noi forse non ci facciamo niente con la bussola, però chi è nel mare, chi è sul mare, ha bisogno di questo strumento importante. E questo mi ricorda tantissimo anche nella nostra vita, anche col nostro cuore. È importante, a volte si fanno delle scelte sbagliate. Tu e il tuo amico avete fatto una scelta sbagliata, avete scelto il sentiero sbagliato e vi ha portato fuori strada, vero? A volte anche nella nostra vita facciamo delle scelte sbagliate, un po' come stiamo vedendo con questi re. Hai visto questi re, i re di Giuda? Alcuni di loro hanno fatto delle scelte giuste di amare e onorare Dio e altri hanno fatto delle scelte molto sbagliate e hanno portato delle conseguenze brutte, è vero? Poi vedremo ancora oggi, ma come fare a scegliere le cose giuste? Come fare a decidere le cose che sono giuste per la nostra vita? Come fare? Noi abbiamo una bussola speciale che ci aiuta nella nostra vita, soprattutto a fare le cose che piacciono a Dio, ed è la Bibbia. La Bibbia è un po' come la nostra bussola. Abbiamo detto tante volte che la Bibbia è, sì, la Bibbia è come una mappa anche, immaginiamo, ma è un libretto di istruzioni, e la Bibbia ci aiuta, è una luce. Ma la Bibbia è anche come una bussola, la bussola che ci aiuta ad orientarci, a prendere decisioni giuste. Andremo a est o a ovest? No, andiamo a ovest perché è giusto di qui o di qui. La Bibbia, leggendola, ci aiuta a capire quando dobbiamo fare delle scelte, prendere delle decisioni, se quella scelta è giusta o è sbagliata, se piace o non piace a Dio. E solitamente le cose che piacciono a Dio sono scelte giuste. E invece le cose che non piacciono a Dio, Dio ci dice quella cosa è meglio non farla perché ti porterà su una strada sbagliata, ti farà fare delle cose sbagliate. Quindi è molto importante per tutti noi bambini leggere la Bibbia e capire quello che Dio vuole. Quindi la bussola. A volte se guardiamo alle altre persone, capita a volte di guardare i nostri amici, anche a volte la mamma e il papà sbagliano, no? Perché tutti sbagliano. Se guardiamo agli altri, commettiamo anche noi a volte degli errori, sbagliamo. Ma se guardiamo a Dio e leggiamo la sua parola, sì, probabilmente cadremo, sbaglieremo qualche volta. È normale, Dio lo sa che sbagliamo, però solitamente se noi facciamo quello che la Bibbia ci dice, faremo le scelte giuste che onorano Dio e vogliamo farlo. Quindi cantiamo questo canto che mi piace tantissimo, che dice segui la bussola. Lo spirito del Signore, la parola di Dio che ci guida a fare la scelta giusta, eh? E questo canto è molto molto bello, eh? Cantiamo la bussola, Pietro. Ricordati della bussola e non rubarmela perché mi serve. Ok. Se guardo ad est, vedo gli errori tuoi. Se guardo ad ovest, allora sì che vedo i miei. Se guardo a destra, vedo gli errori tuoi. Se guardo ad ovest, allora sì che vedo i miei. Se guardo al sud, rischio di restare giù. Guarderò al nord, verso il mio Gesù. Ci incontreremo, segui la bussola, lo spirito del
Baal. Voglio che in tutto il paese di Giuda ci siano le statue e gli idoli davanti ai quali voi vi dovrete inchinare e adorare. E io adorerò le stelle, la luna, il sole. Questo era quello che Manasse pensò e anche diede un ordine a tutti i suoi servi di far ricostruire le statue in tutto il paese di Giuda. E così i suoi servi ubbidirono. E di nuovo in tutto il paese di Giuda ci furono statue, idoli, altari al dio Baal, il dio pagano di un altro popolo. Ma come? Per il popolo sarà sembrato strano, ma come il popolo di Giuda amava Dio, serviva Dio? E vi ricordate il re che c'era prima, Ezechia? Lui aveva dato ordine di distruggere queste statue. Com'era possibile? Ma chi era questo Manasse? Manasse era un re che osò sfidare Dio con tutto se stesso. Era come se dicesse a Dio: io sono più grande di te, non ho bisogno di te. Ma com'era possibile? Sapete chi era Manasse? Era il figlio del re Ezechia. Sì, ragazzi, Ezechia, proprio quello di cui abbiamo parlato ieri, quello che aveva dato ordine di abbattere tutte le statue, tutti gli idoli, e quello che aveva promesso e si era impegnato davanti a Dio di adorare Dio, di onorare Dio con le parole, col comportamento, con tutto il suo cuore. Com'era possibile che un figlio così disubbidiente fosse venuto da un re così buono? Com'era possibile? Lui fece esattamente il contrario di suo papà. Eppure, quando era un bambino, suo papà gli aveva parlato tantissimo di Dio, gli aveva insegnato la parola di Dio, gli avrà sicuramente insegnato ad amare Dio, gli avrà parlato del fatto che Dio è un Dio grande, un Dio che merita la lode, un Dio onnipotente, che aveva aiutato il popolo a vincere tante battaglie. E Manasse, quando era piccolino, avrà ascoltato tutte queste storie. Ma com'era possibile che lui adesso, da grande, era così cattivo e aveva scelto di fare queste cose cattive davanti a Dio? Aveva scelto di disubbidire a Dio. E sì, perché sai, questo ci insegna che il nostro cuore, il mio cuore, il tuo cuore, è un cuore maligno, un cuore malvagio. Nel mio e nel tuo cuore non c'è del bene. Noi pensiamo che il nostro cuore, in fin dei conti, è buono, che noi nasciamo con un cuore buono, in fin dei conti possiamo fare del bene se ci sforziamo. Ma la Bibbia dice proprio queste parole: il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Sapete cosa vuol dire questo avverbio insanabilmente? Vuol dire che nessuno lo può guarire, nessuno lo può fare diventare buono, nessuno tranne una sola persona, quello che ha fatto il cuore dell'uomo, cioè Dio. Eh sì, è maligno il cuore dell'uomo. Noi pensiamo che sia buono, ma in realtà, bambini, no. Il nostro cuore, la Bibbia dice che è maligno, è peccatore. Nel nostro cuore c'è peccato, nel tuo cuore c'è peccato. E forse anche se non sei cattivo come Manasse, io lo spero, non arriviamo ad essere così malvagi come Manasse. Però sicuramente nel mio e nel tuo cuore ci sono delle cose che disonorano Dio, sbagliate. Vediamo un po' cosa ci può essere nel nostro cuore. O forse io vedo prendere in giro. Forse tu sei un bambino che facilmente ti piace prendere in giro qualcuno che magari è diverso da te. Qualcuno che magari è un po' più baccalà a scuola, non lo so, un po' più non sa fare le operazioni di matematica e magari ridi dietro. Forse qualche volta, più di qualche volta, ti è venuto facile dire qualche bugia. Eh sì, a mamma, a papà, a tuo fratello, a tua compagna, alla tua maestra. Io posso immaginare quante volte abbiamo detto quelle bugie che chiamiamo bianche, ma in realtà davanti a Dio sono sempre bugie. E a Dio non piacciono le bugie. Forse ti è venuto facile, spontaneo, ti esce facile, anche a me esce spontaneo offendere qualcuno, vero?
facile, più che lodare qualcuno, dire qualcosa di buono su qualcuno, è facile offendere qualcuno, dire qualche parola brutta o sparlare dietro di qualcuno, bisbigliare con qualcun altro. Hai visto quello lì cosa ha fatto? Hai visto come... magari abbiamo offeso qualcuno, o magari ti è venuto facile forse rubare anche una piccola cosa dei soldini, magari un giocattolo che magari hai trovato, non so, anche, o anche a scuola, qualcosa, magari ti piacevano le figurine, hai trovato le figurine, magari hai capito di chi erano, ma non hai avuto il coraggio di riportargliele, te le sei messe di nascosto nel tuo zaino. Può capitare, vero? Questa invece è una cosa molto facile, che viene spontaneo forse a tutti noi: litigare. Oh, quante volte abbiamo litigato con nostro fratello, nostra sorella, con tuo fratello o tua sorella ti viene facile, forse anche con qualche tuo amico e anche con mamma, è facile, è litigio, quante cose. E poi c'è qualcos'altro che a bambini viene molto molto facile fare: disubbidire, dire di no. Fai questo? No, assolutamente no. E sbattiamo i piedi. È molto facile. Vedete, il cuore, il nostro cuore, il tuo cuore, avete visto com'è? È sporco di peccato. È maligno ed è difficile cambiarlo. Solo una persona lo può cambiare. E questa persona è Dio. Sì, sai, anche se tu come Manasse, forse hai ascoltato tante volte parlare di Dio da piccolino, quando eri piccolo piccolo piccolo, forse mamma e papà ti hanno parlato della Bibbia e ascolti tuttora, e hai dei genitori che amano Dio, come abbiamo detto anche l'altro giorno, ma questo non può cambiare il tuo cuore. Tutte queste cose sono buonissime, eccellenti, il fatto che senti parlare di Dio, però andare in chiesa o leggere la Bibbia, avere la Bibbia nel tuo comodino, o forse conoscere che Dio c'è, non ti cambia il cuore. Il tuo cuore rimane sempre sporco di peccato, proprio come l'era con Manasse. Bisogna chiedere a Dio di avere un cuore cambiato. Ma Manasse non chiese. Manasse sapeva forse quello che doveva fare, il papà forse gliel'aveva detto, ma lui era duro di cuore. E la Bibbia dice che Manasse fece una scelta, decise lui di fare quello che è male agli occhi di Dio. Ognuno di noi spetta una scelta. Anche tu, se sei piccolino, puoi scegliere oggi se vuoi fare quello che piace a Dio oppure no. Puoi scegliere di seguire Dio oppure no, di lasciarti cambiare il cuore oppure no. E Manasse scelse di no, scelse di tenere Dio fuori dal suo cuore, dalla sua vita. E la Bibbia dice che lui, bambini, ascoltate un po', fu il peggiore re di Giuda di tutto il periodo dei re, peggiore ancora di tutti gli altri che c'erano stati prima e che ci furono dopo. E sì, perché Manasse non solo fece adorare le statue, perché lui incitava il popolo, disse al popolo: andate, inchinatevi davanti a queste statue. E abbiamo visto ieri che a Dio non piace. Dio merita la lode. Le statue non possono ascoltare, non possono parlare, non possono aiutarci, non possono fare niente. Ma Manasse sapeva questo, eppure disse al popolo: andate, adorate le statue. E lui stesso lo faceva. E c'erano gli idoli, chiamati gli idoli di Astarte, un dio pagano. E lui adorava gli idoli di Astarte. E poi addirittura fece fare questi altari. Sapete cosa sono gli altari? Questa sorta di, come se fossero dei posti dove si bruciava col fuoco e bruciavano dei sacrifici, ma non di animali. Manasse arrivò a fare qualcosa di veramente disgustoso, bambini. Fece bruciare anche dei bambini, delle vite, sì, dei bambini vivi, anche i suoi figli. Pensate che cattivo, che malvagio, che cuore malvagio aveva quest'uomo. Arrivò a prendere i suoi figli e a bruciarli davanti agli idoli. Che cattivo, non aveva proprio cuore. Sì, perché quando il peccato è nel cuore e noi lasciamo Dio fuori dal nostro cuore, il peccato diventa sempre più grande davanti a Dio. Cosa pensate che provasse Dio? Tanto dispiacere, vero? Manasse anche mandò a chiamare le streghe. Sapete le streghe? Quelle che
dicono di predire il futuro, di dire, di sapere il futuro. Ma chi conosce il futuro? Dio, queste cose sono molto pericolose. E poi chiamò gli indovini e fece fare la magia. E la magia è un campo molto pericoloso. Attenzione, è qualcosa che Satana desidera. E Satana è il padre della magia, degli indovini. E Satana sappiamo che è il nemico di Dio. E Manasse, sebbene conoscesse Dio con la sua testa, sapesse che a Dio non piacevano queste cose e lui lo fece. Scelse di fare quello che era male agli occhi di Dio. Oh, quanto era dispiaciuto Dio per il popolo. E la Bibbia ci dice che Dio era disgustato di Manasse. Sapete cosa vuol dire disgustato? Proprio come se Dio provava disprezzo per quello che faceva Manasse. Ma non è che odiava Manasse, Dio odiava il peccato. Infatti la gente, dice la Bibbia, che cominciò tanto che Manasse li aveva portati lontano da Dio, che cominciarono ad ammazzarsi gli uni con gli altri. C'erano i delinquenti, c'erano le persone cattive, le persone che dovevano stare in prigione erano state tutte liberate, erano tutte fuori. Quindi la gente si ammazzava, si litigava e si uccidevano le persone. Che cattiveria! C'era tanto peccato, il peccato che era nel cuore di Manasse, lui lo portava fuori, lo dimostrava proprio al massimo e aveva influenzato tutto il popolo. Pensate un po', Dio era disgustato. Sì, perché Dio odia il peccato, bambini. Dio ama me, te. Dio amava Manasse, Dio amava il popolo, ma odiava quello che loro facevano. Dio odia il peccato, Dio odia tutte queste cose che Manasse faceva. E questo cuore sporco che abbiamo visto, che ognuno di noi ha, a Dio non piace tutte quelle cose che abbiamo detto prima che sono nel nostro cuore, quelle cose che facciamo, che forse non ci rendiamo neanche conto, le facciamo spontaneamente, certo, è normale. Perché siamo nati già con questo peccato e non ce ne rendiamo conto, però non possiamo essere amici di Dio perché Dio odia il peccato. Dio è luce, Dio non può stare dove c'è il buio. Dio ama la luce e odia tutto quello che è buio, che è peccato, la disubbidienza, l'odio, la rabbia e le bugie. Dio odia queste cose. Però Dio ama te e me come amava Manasse. E anche forse tu sei dispiaciuto, forse tu senti di avere bisogno di Gesù. Io lo spero. Manasse non sentì il bisogno di Dio. Ma Dio, che era così buono, avvertì Manasse. Sì, sentite nella Bibbia cosa dice. Che Dio mandò dei profeti, i suoi servi, per parlare a Manasse. E sentite un po' che cosa gli disse. Gli disse: poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste azioni abominevoli, cioè disgustose, e ha fatto peggio di tutti gli altri re, e ha fatto peccare anche Giuda, così dice il Signore, il Dio di Israele: io farò venire su Gerusalemme e su Giuda tante sciagure. Cosa sono le sciagure? Lo sapete cosa sono le sciagure? Sono delle maledizioni, delle cose brutte che avvengono. Ma perché? Ma Dio voleva il male di Giuda, come Dio, abbiamo detto appena adesso che Dio amava Giuda, amava Manasse. È vero, ma sapete, il peccato porta delle conseguenze. Eh sì, è come quando si passa il semaforo rosso è normale, hai trasgredito una legge. Se tu sai che c'è il semaforo rosso, devi fermarti. La mamma si deve fermare. Se la mamma non si ferma, riceverà una multa. Quella è una conseguenza di avere sbagliato. E lo stesso è con Dio. Il peccato porta delle conseguenze e anche una punizione. Perciò Dio, non è che Dio voleva il male di questo popolo, Dio amava questo popolo come amava Manasse, ma Dio aveva avvertito Manasse e
è il popolo. E sai, Dio ci avverte, Dio avverte anche te. Dio non vuole che noi siamo per sempre lontani da Lui. Per questo Dio ci dà la sua parola, la Bibbia, che ci dice, ci dà la soluzione per poter togliere via questo peccato. E sai, la soluzione per me e per te è Gesù. Sai che Gesù è morto sulla croce per me e per te. E Lui ha preso quella punizione che dovevo prendere io, che dovevi prendere tu, per le cose sbagliate che facciamo. E Gesù è stato punito. E sappiamo che Lui è morto, non ha solo sofferto, ma è morto. Ma dopo 3 giorni è risuscitato. E Lui è la soluzione. Lui può, è l'unico che può cambiare il tuo cuore. Purtroppo Dio mandò questa, permise che questa punizione permanesse per il popolo di Giuda e disse: io manderò il popolo di Assiria. Ve lo ricordate il popolo di Assiria? Vi ricordate come si chiamava quel re cattivo ieri? Quel re potente, Sennacherib. E Sennacherib, certo, con il re Ezechia, vi ricordate che voleva sconfiggere il re Ezechia? Ma Ezechia, diversamente da Manasse, confidò in Dio, lui voleva onorare Dio, ma Manasse no. Allora Dio permise che il re di Assiria e il popolo della Siria arrivasse in Giuda e prendesse tutti i prigionieri, prese tutti i tesori del tempio, prese tutte le ricchezze che avevano questi uomini di Giuda. Dice che questi soldati assiri, dell'Assiria, arrivarono nelle case e rubarono, presero tutto. E addirittura presero prigioniero il re Manasse. Ma come, Dio non poteva liberarlo? No, Dio aveva permesso che Manasse fu preso prigioniero, perché Dio voleva che Manasse riflettesse, e Manasse fu addirittura preso prigioniero, ma dice la Bibbia che gli misero una catena al naso, gli fecero un buco, ma voi immaginate che dolore, gli misero una catena al naso, perché? Perché non ascoltò gli avvertimenti di Dio. Sì, perché Dio aveva avvisato con il profeta, aveva detto: Dio manderà il popolo di Assiria a distruggervi. Ma Manasse disse: a me non mi interessa proprio niente, io non ascolterò gli avvertimenti di Dio. Bambini, com'è facile non ascoltare gli avvertimenti di Dio, vero? Ma porta delle conseguenze brutte. Non essere disubbidiente come Manasse. Ricordati, Dio ti avverte con la Bibbia, con la sua parola. Dio ti dice che oggi tu puoi avere il tuo cuore cambiato. Dio può perdonarti, anche se non sei come Manasse, così cattivo, però sei davanti a Dio, il peccato è peccato, non c'è il peccato più grande, il peccato più piccolo. Il peccato, la disubbidienza, è sempre una disubbidienza. E ovviamente nel caso di Manasse, lui ha dovuto pagare veramente in modo pesante, e quando fu preso prigioniero, fu trascinato con questa catena, fu portato via lontano dalla sua terra. Si fu portato in un paese chiamato Babilonia. Wow, questo paese qui, la Babilonia, un paese lontano, un paese pagano, dove Dio non c'era. E non solo lui, ma tanti del popolo di Dio, tanti giudei, furono portati prigionieri in questo paese. Che tristezza, che desolazione. Ma pensate un po' che tutto questo era avvenuto solo perché il popolo, e Manasse per primo, non aveva ubbidito a Dio, non aveva ascoltato gli avvertimenti di Dio. Ma quando Manasse era in prigione, lui pensò e ripensò a quello che gli era successo. Sapete, il peccato porta sempre delle conseguenze nella mia e nella tua vita. Forse tu pensi, vabbè, ma se io ho detto una mezza bugia, che fa?
Può essere che le persone intorno a te, forse tuo fratellino, la sorellina, forse più piccolo di te, hanno visto quello che tu hai fatto e forse anche loro sono stati influenzati e anche loro forse cominceranno a dire le bugie. E forse, probabilmente, se la mamma scopre che tu hai nascosto una bugia, hai detto qualcosa, hai nascosto qualcosa che hai fatto e non hai detto la verità. Può essere che la mamma ti punisca, vero? Il peccato porta sempre delle conseguenze, però Dio ci dà sempre una possibilità per pentirci. E Manasse, questo è quello che sperimentò quando lui fu portato in una prigione buia. Guardate come si era ridotto. Lui era il re, lui era diventato il re, era il re di Giuda, aveva tutto a sua disposizione, tante ricchezze, era potente, era grande. Ma vedete come si era ridotto? E Manasse sapeva bene perché. Quando la Bibbia dice che quando Manasse era in prigione, sentite che cosa successe, sentite che cosa fece. Quando Manasse fu angosciato, angosciato vuol dire che era triste, 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 implorò il Signore, pregò il Signore, suo Dio. E si umiliò profondamente davanti a Dio e a lui rivolse le sue preghiere e Dio esaudì le sue suppliche. Wow, Manasse aveva avuto tempo per pensare, sicuramente avrà pensato che stupido che sono stato, perché ho disubbidito a Dio? Perché non ho ascoltato la voce di Dio? Sicuramente Manasse avrà pensato, sono troppo cattivo, Dio non mi perdonerà mai, sono troppo malvagio, il mio cuore è troppo sporco, Dio non mi potrà mai perdonare. Tu forse pensi questo, forse pensi che magari hai fatto delle cose magari sbagliate, forse sei stato con degli amici sbagliati, magari ti è successo che hai fatto un dispetto anche all'insegnante, non so, alla maestra o a un tuo compagno, e forse dentro il tuo cuore ti senti proprio una vocina che ti dice quanto sei cattivo, sei troppo cattivo, hai visto quanto hai fatto questa cosa che è disgustosa, se lo scopre tua mamma penserà di te che sei veramente cattivo e se lo scopre magari la maestra della tua scuola domenicale, magari penserà di te. Che sei veramente un bambino, sarà magari molto molto dispiaciuta, penserà che tu sia un bambino veramente cattivo e ti fa vergognare. Però sai una cosa? Non c'è peccato che sia troppo grande per Dio. Dio può perdonare, Dio vuole, desidera perdonare il tuo peccato, desidera cambiare il tuo cuore. E sai, il tuo cuore, se tu presenti a Dio questo cuore sporco, Dio può cambiarlo, può perdonarti, ma tu devi fare come Manasse. Che cosa ha fatto Manasse? Si è umiliato, ha chiesto perdono a Dio. Umiliare vuol dire riconoscere e dire Gesù, io tu lo vedi come sono, vedi che cosa che sono cattivo. Forse non sei come Manasse, non sto dicendo che tu hai fatto magie, no, forse anche piccole cose. Però anche il non pensare a Dio, anche il rispondere male alla mamma, questo ti rende peccatore. Dillo a Gesù, digli Gesù, tutto quello che io ho fatto, anche che ho pensato, che c'è nel mio cuore e che tu sai, so che mi rende peccatore. E ti chiedo Gesù di perdonarmi, so che sei morto sulla croce per me, e ti chiedo di perdonarmi oggi, togli tutte queste cose, pulisci il mio cuore e cambia il mio cuore, voglio che tu entri dentro il mio cuore e mi perdoni e mi dai un nuovo cuore, un cuore cambiato. Sai, Gesù promette che se tu glielo chiedi, lui promette di cambiare il tuo cuore e di darti davvero una nuova vita. Perché Gesù ti ama, Dio ti ama, Dio odia il tuo peccato, quello che c'è nel tuo cuore, ma ama te. E questo è quello che fece Manasse. E Manasse, la Bibbia ci dice, sentite che cosa dice la Bibbia, che quando Manasse implorò il nome di Dio, disse, allora
Dio esaudì le sue suppliche. Dio rispose alle sue preghiere e lo riportò a Gerusalemme nel suo regno. Wow! Manasse fu liberato dalla prigione, eppure aveva commesso delle cose bruttissime. Certo, il suo cuore sporco, Dio lo lavò completamente, lo cambiò completamente. Dio lavò tutti i suoi peccati e cambiò completamente il suo cuore. Era stato il peggiore re di Giuda, ma non c'è persona peggiore che Dio non possa cambiare. E Dio cambiò il suo cuore e fu incoronato di nuovo re. Dio lo fece liberare e lui fu riportato nel suo palazzo di nuovo a Giuda e fu incoronato di nuovo re. E da quel momento in poi la Bibbia dice: allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Lui capì e disse davanti a tutti che il Signore era Dio. Aveva capito di avere sbagliato, aveva capito di essere stato orgoglioso, di avere sbagliato contro Dio. Che bello che Dio cambiò il cuore di Manasse. E lo stesso Dio può cambiare il tuo cuore. E Dio ti può fare un lavoro speciale nella tua vita, può togliere via tutte quelle disubbidienze e ti può cambiare, può aiutarti ad avere pazienza quando qualcuno ti fa arrabbiare e vorresti litigare, vorresti vendicarti. Dio ti aiuterà a non arrabbiarti, Dio ti aiuterà ad avere pazienza e Dio ti aiuterà a non offendere più le persone e quando qualcuno magari ti offenderà, a dirgli una parola buona, a perdonarlo. Dio può fare questo nel tuo cuore, nessun altro lo può fare. Vi ricordate, abbiamo detto, il cuore dell'uomo è maligno, insanabilmente maligno, nessuno lo può cambiare, solo Dio, come Dio fece per Manasse. E quando ovviamente il cambiamento nella vita di Manasse si vide subito, non è che Manasse adesso andò nel palazzo suo e basta e diventò re, no. Ma cosa pensate che fece? Qual fu la prima cosa che fece? Si ordinò a tutti quelli di Giuda di abbattere e distruggere tutte le statue che lui aveva fatto costruire. Tutti gli idoli furono completamente distrutti e disse a tutto il popolo che dovevano adorare Dio. Tutto, 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 tutto fu tolto via dal paese di Giuda e disse a tutto il popolo che da quel momento in poi dovevano adorare e servire Dio, perché Dio era il vero Dio. Ci fu un cambiamento speciale nella vita di Manasse e Dio ha fatto in questo cambiamento anche nella mia vita e piano piano lo fa ogni giorno. Quando io gli ho chiesto a Gesù di entrare dentro il mio cuore, anche io non ero brava, anche io non ero buona, avevo tutte queste cose nel cuore, ma Gesù mi ha aiutato a cambiare. Gesù è dentro il mio cuore. Gesù è entrato dentro il tuo cuore, glielo hai chiesto? Hai chiesto a Gesù di perdonare il tuo peccato e di cambiare il tuo cuore? Se non l'hai fatto, lo puoi fare oggi. Lui lo farà perché lui è fedele, mantiene sempre le sue promesse. Chiedilo e Dio ti darà una nuova vita, cambierà il tuo cuore e le persone intorno a te vedranno una differenza. Piano piano, piano piano, piano piano. Lui ti aiuterà ad essere un bambino, una bambina diversa, come lo fu Manasse. Che Dio ti benedica. Eccoci qua, bambini, per l'angolo creativo che tanti di voi amano. Allora, siccome stiamo parlando dei re di Giuda, stiamo parlando di questi esempi a volte negativi, a volte positivi, allora ho pensato di fare, invece della solita corona, uno scettro, lo scettro del re. Allora, è molto molto facile da fare. Vi servirà, vedete, un po' decorato in qualche maniera. Allora, vi servirà innanzitutto un tubo di quelli del rotolo da cucina, che la mamma, lo Scottex, no, questi qua. Quindi, a volte sono un po' più larghi, a volte sono un po' più stretti. Se è stretto, è più stretto, è meglio. Altrimenti anche con quello più largo. Però se è stretto, a volte capitano che ci sono quelli stretti e forti, più duri, ed è meglio. Allora, cosa faremo? Innanzitutto dovremo dipingerlo. Sarebbe bello farlo dorato. A volte si vende la tempera dorata, ma visto che siamo in un momento particolare, se non è possibile comprarla, non ce l'avete a casa, quello che possiamo fare è cercare di fare un colore simile al dorato.
Ora, mescolando i colori, otterremo un colore simile, un po' così, ecco, una specie di giallo ocra, quasi dorato. Allora, quello che vi servirà sarà il giallo normale, la tempera normale, quindi in parti un po' più grandi, un po' di tempera gialla, e poi un po' di arancione, anche quell'arancione, e poi un pochino di marrone, il marrone, di sempre di tempera. Quando avremo mescolato tutti questi colori, otterremo qualcosa come questo colore, che sembrerà un po' un dorato. Ecco qua, vi faccio vedere, io ho mescolato adesso questi colori. Guardate un po', sembrerà un colore un po' dorato, vedete? Simile, non è proprio il dorato, ma simile. Quello che faremo sarà dipingere questo tubo, quindi prenderemo e lo dipingeremo tutto quanto, poi lo metteremo ovviamente ad asciugare. Dovremo dipingerlo bene bene bene, coprirlo bene bene bene. Un'idea sarebbe quella di, dopo averlo dipinto con la tempera, di spruzzarlo. Adesso io non lo faccio tutto per questione di tempo, ma immaginiamo che sia tutto finito. Allora, quello che possiamo fare è spruzzarlo. A volte ci sono questi spray che magari avete in casa da Natale, perché a Natale si fanno tanti lavoretti con lo spray dorato. Si può spruzzare con lo spray e renderlo un pochino più dorato, un po' come questo effetto un po' dorato, vedete? Ecco, quindi quando avremo fatto il nostro dipinto il nostro tubo, allora quindi immaginiamo che sia questo, tutto bello asciugato, lo mettete a asciugare fuori la finestra. Quando è tutto fatto, quello che faremo sarà fare la parte superiore dello scettro, questa parte qui. Come? Allora, avrete sicuramente, la mamma compra le uova, adesso non è per fare pubblicità, ma queste scatole di uova di cartone, questo cartone è un po' riciclato. Quindi quello che dovremmo fare è aprirlo e tagliare questi pezzettini. Guardate un po', ritagliare un pochino questi pezzettini, un po' così, ecco. Ovviamente quando dovremo stare attenti, dovremo ritagliare tutta la parte intorno e otterremo qualcosa così, ecco qua. Guardate un po', quindi state attenti quando ritagliate. Se è un po' forte, fatevi aiutare dalla mamma o dal papà o dal fratello più grande. Dovremmo ottenere come ma non so come chiamarlo, un cestino molto carino, una corona, sembra una corona un po'. E quindi dovremmo ritagliare. Se per caso non è esattamente uguale, noi lo modelleremo con le forbici, quindi andremo a ritagliare in modo ondulato, in modo che sia più o meno tutto uguale, ok? Una volta che l'abbiamo fatto, quello che faremo sarà attaccare con la colla sopra, nella parte superiore. Quindi se avete la colla a caldo è ancora meglio, però se non avete la colla a caldo lo potete fare anche con la colla vinilica. Quindi andremo a mettere la colla vinilica qui e poi ad attaccarci il nostro portauovo, eccolo qua, così, ok? Questo anche va fatto asciugare un pochino, ok? E la colla a caldo funziona ovviamente anche meglio, però anche la colla vinilica, l'importante è che lo fate asciugare bene. Ora, per decorarlo, innanzitutto per la parte dentro, ecco, vedete, io ci ho messo una pallina. Se avete una pallina da ping pong oppure una di spugna, se non ce l'avete, semplicemente accartocciate un pezzo di carta, fatelo a pallina e lo infilate dentro, con la colla lo infilerete dentro. Quando l'abbiamo messo dentro, allora passiamo a decorare lo scettro. Passiamo a decorare lo scettro. Innanzitutto, quello che faremo sarà prendere del nastrino. Allora, prendiamo il nostro nastrino, se ce l'avete giallo, o anche se non avete il nastrino, anche con il nastrino, quello dei pacchi regali, del regalo, quindi non necessariamente deve essere nastrino di stoffa, però è più bello. Cosa faremo? Metteremo innanzitutto sulla prima parte un po' di colla e cominceremo dalla parte superiore, qui in alto, e vi fate aiutare da qualcuno, arrotoleremo tutto intorno così, guardate, dovremo abbracciare col nastrino tutto arrotolato intorno, guardate che carino, bello, fino alla fine. Quando siamo arrivati qui alla fine,
ci mettiamo un altro sputino di colla, un altro pochino di colla. Non c'è bisogno di mettere la colla a tutto il nastrino, solo all'inizio e alla fine. E poi, ovviamente, taglieremo con le nostre forbici, ok? Benissimo, quindi è fatto. E poi per decorare è semplicissimo. Se avete in casa, se magari la mamma ha queste decorazioni, no, che si vendono, cuoricini, pietrine, un po' brillantinate, queste qui, ecco, io ce le avevo in casa, queste qui, a volte dai nostri amici cinesi si trovavano, adesso no, sono chiusi, ma quindi possiamo attaccare sempre con la nostra colla vinilica questi qua e là, queste decorazioni, ecco qua, mettiamo un po' di colla qua e là, vedete, così, e poi ce li attacchiamo semplicemente, mettiamo questo qui così, ecco, tipo dei diademi, ecco, dei piccoli diademi, e lo stesso lo faremo qui, eh? Ovviamente ho dimenticato di dirvi, questa parte superiore, anche questa andrebbe dipinta con lo stesso colore dello scettro, della base dello scettro. Ho dimenticato di dirvelo prima, ma questa qui, prima di incollarla, la parte superiore va tutta dipinta, fatta asciugare, e poi la incolleremo sulla base dello scettro. Poi attaccheremo tutti questi diademi preziosi che lo renderanno bello. Se non ce li avete, attaccateci i bottoni, ci potete attaccare le perline se avete, o anche semplicemente disegnarlo, dipingerlo anche con le tempere, potete disegnare i cuoricini, quello che volete. La cosa bella sarà alla fine di tutto scrivere qualcosa di molto importante che ci ricorda un po' le nostre storie. Allora, io per esempio ho scritto, sull'esempio di questi re, ho scritto: io servo Dio, perché questi re erano a servizio di Dio, ma tanti di loro disubbidirono. Alcuni di loro invece furono veramente impegnati ad onorare Dio. Potresti scrivere: io voglio onorare Dio, o io voglio servire Dio, Dio è il mio re, Dio è il mio Signore, ecco, quello che volete. L'importante è che sia come un qualcosa che vi ricordi un impegno, davanti a Dio. Lo scettro ci ricorda la storia dei re, ma ci ricorda anche tantissimo che Dio vuole essere il nostro re della nostra vita. Spero che vi piaccia, divertitevi e fate un buon lavoro. Eccoci qua, cari amici, arrivati anche alla fine del nostro programma di oggi dell'Isola Felice, ma non vi lascio andare prima di dirvi la soluzione del gioco di ieri. Devo dire che siete stati, come al solito, bravissimi, bravi bravi bravi, veramente, forse sono io che li faccio troppo facili o voi siete troppo bravi. Comunque, guardiamo, scopriamo insieme. La domanda, vi ricordate, era: come dovremmo onorare Dio in base alla lezione che abbiamo imparato del re Zecchia, che lui aveva in cuore di onorare Dio con tutta la sua vita, ma in modo pratico, come anche noi, prendendo esempio da lui, come dobbiamo farlo? Come gli altri devono vedere una differenza in noi? Ba-bam! Ecco qui, siete stati bravi? Innanzitutto con il cuore, cioè dentro Dio, nel nostro cuore, nei nostri desideri, in quello che pensiamo. Quindi, come Ezechia aveva tolto tutte le statue e voleva onorare Dio prendendo nel suo cuore. E poi nel comportamento, vi ricordate come Ezechia l'aveva dimostrato? E poi nelle parole, vi ricordate, anche lui voleva lodare Dio e farlo sentire anche agli altri, non vergognandoci. Nel comportamento, anche proprio dimostrandolo con dei modi di fare diversi, non facendo come fanno gli altri. Quindi sono tre modi importanti che noi abbiamo imparato. Bravissimi, perché siete stati, la parola comportamento non era facile, era lunga, però siete stati super bravi, complimenti. Allora, prima di lasciarci per oggi, volevo semplicemente ricordarvi ancora una volta il mio numero di WhatsApp, il mio numero di WhatsApp 329-7473-079, e anche ricordarvi, perché qualcuno me l'ha chiesto, se volete avere questi libretti che sono bellissimi per poterci aiutare a leggere la Bibbia e a riflettere su delle verità della Bibbia in modo più approfondito, sono bellissimi per i bambini della scuola elementare, soprattutto quelli un po' più piccoli. Scuola elementare, questo, Ogni giorno con Dio, il numero 1, il numero 2, e questo è per i più grandicelli, per gli adolescenti di scuola media. E invece
esercizio, questo è per bambini di alta scuola elementare, diciamo 10 anni, 9 anni, 10 anni, va bene? Anche 8 a volte, ok? Quindi se li volete scrivetemi, vi dirò come ottenerli, va bene? Intanto vi saluto, vi mando un grosso bacione, Dio vi benedica, a domani, ciao! Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine.